Quando eravamo in Argentina durante la Coppa del Mondo 78, dove lui accompagnava la squadra nazionale, ci siamo trovati e abbiamo fatto una partita di tennis tutti e due. Poi dopo l'ho incontrato, una persona squisita, per bene. Diceva le cose giuste, nette, senza polemiche, era una brava persona. In un momento così difficile per il mondo, per l'Europa, è importantissimo per quelle finanziarie. Non penso che ho aspettato che il mondo stia male per provare di fare questo, ma penso che è giusto che noi dobbiamo adeguarsi a una situazione che non è giusto. Io non direi così mondiale, ma perché non possiamo andare avanti con dei migliaia di 1.400.000.000 di euro di debito all'anno, non di debito, di perdita all'anno per le club, per le società europee di calcio. Dunque non si può andare avanti così. Un premio intitolato al bello del calcio, quali sono le minacce al bello del calcio? Le peggiori? La più bella cosa del calcio è il calcio lui stesso, perché è un bellissimo gioco, come ho detto, penso che è il più bel gioco che esiste nel mondo. E dopo il pericolo che noi uomini facciamo attorno a questo, pericoli sulla violenza, ma io direi che la popolarità del calcio fa che ci sono dei problemi. Se non era così popolare, voi non sarete tutti qua e non ci saranno tanti problemi di soldi, di scommesse, di violenza, di razzismo, di dopage, di doping. E dunque io sono qua per essere un protettore di tutte queste e provare di fare il massimo per regolare queste cose. Ma non dimenticate che questo tocca una piccola parte del mondo del calcio, tutti questi problemi. Il grande mondo del calcio sono dei bambini, uomini o maschi o femmine che giocano a pallone perché amano questo gioco, e noi dobbiamo aiutare a difendere questo gioco e a svilupparlo in tutto il mondo, soprattutto per me in Europa.